Abbiamo un centinaio di capi in mungitura, appunto da latte, latte biologico. Abbiamo fatto una scelta diversi anni fa di entrare a far parte di questo settore un po' particolare in cui ci crediamo molto. È fondamentale avere dei prodotti di qualità e il fatto di affidarsi a una cooperativa dove siamo nello stesso tempo i proprietari e ovviamente gli amministratori è quel valore aggiunto che c'è in più, quella differenza che c'è in più rispetto a un'azienda privata. La cooperativa Comazoo è una cooperativa nata per il miglioramento zootecnico e per la produzione di mangimi e fornitura di servizi e prodotti vari necessari all'allevamento zootecnico. Allora, noi avendo una grande platea di soci, era una necessità dare nuovi strumenti ai nostri soci per innovare. E per noi questa innovazione passava anche dal fatto di creare una produzione biologica e non OGM. Ecco che siamo arrivati a questo investimento. L'investimento comprende due linee produttive completamente distinte in non OGM e biologico. La nostra forza era quella di cercare di valorizzare al meglio le materie prime conferite dai soci. Ecco che lo scarico all'interno di questo mangimificio, l'essiccazione, appunto anche l'essiccatoio, è parte integrante dell'investimento, e la macinatura di queste materie prime. E non per ultima la fioccatura, che è uno dei grandi, diciamo, temi che si affronteranno con questo nuovo investimento. L'investimento per la Comazoo fondamentalmente darà una produzione in più di circa 100.000 quintali annui. I benefici del fondo di credito sono fondamentalmente avere la liquidità immediata per iniziare il proprio investimento, avere degli oneri di istruttoria assenti, un tasso fisso allo 0,5% per 10 anni, ma soprattutto il rimborso della prima rata inizia quando è concluso l'investimento. L'importo totale del progetto di investimento è stato di oltre 5 milioni, di cui 3 milioni sono passati tramite il PSR, di cui 1 milione è stato finanziato dal fondo di credito, diviso in due tranche. Senza supporto del fondo di credito sarebbe stato molto molto più difficile cercare di sopperire agli oneri finanziari che ci sono in un investimento così grande.